Monti concernente la carenza di organico nel comando dei vigili del fuoco di Alessandria. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Berruti pone l'attenzione sulla situazione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria e chiede se il governo sia a conoscenza della carenza di personale che interessa quel comando e quali iniziative si intendano adottare, anche in relazione alla complessiva dotazione organica del Corpo Nazionale nella regione Piemonte. In via preliminare mi preme sottolineare che questo governo riserverà una particolare attenzione alle problematiche concernenti il potenziamento di uomini e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che al momento, a fronte di una previsione organica di 37.481 dipendenti, soffre una carenza di poco più di 3.000 unità. A riguardo sono in corso di attuazione alcune misure volte a mitigare l'incidenza di tale deficit. Mi riferisco in particolare all'autorizzazione a bandire una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani nella qualifica di vigile del fuoco, all'assunzione straordinaria di 1.300 unità con una programmazione quinquennale a decorrere dal 1 ottobre di ogni anno per il 2018 sono previste 50 assunzioni, all'assunzione di 400 unità nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale già avvenuta in data 7 maggio scorso a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute nel 2017. Gli allievi vigili hanno già iniziato l'83° corso di formazione che avrà termine entro la fine dell'anno, ad un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di 300 unità con decorrenza 1 ottobre 2018. Occorre inoltre evidenziare che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi, come ad esempio la lotta attiva agli incendi boschivi, dopo l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato o l'assunzione di un ruolo di coordinamento tecnico-ispettivo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel ruolo del Codice della Protezione Civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrati in occasione delle manifestazioni pubbliche. Tali circostanze determinano effettivamente la necessità di prevedere l'immissione di ulteriori unità di personale per assolvere adeguatamente anche le nuove missioni prima delineate. Segnalo, inoltre, che è stato recentemente licenziato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare un intervento normativo che porta a compimento il disegno riformatore iniziato nel 2017, e che mira a garantire l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo Nazionale, nonché l'implementazione dell'assetto ordinamentale e del relativo personale. È un intervento molto complesso che si rivolge all'intera compagine operativa attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e delle loro professionalità. L'intervento complessivo, peraltro, comporterà una revisione del dispositivo territoriale con l'istituzione dei distretti, unità organizzative intermedie tra i comandi e i distaccamenti, soprattutto nelle realtà industriali o più fortemente antropizzate su base distrettuale, suscettibile di rendere più efficace la risposta operativa del Corpo Nazionale. Si tratta di un'innovazione che avrà delle conseguenze positive su tutti i territori di riferimento, in quanto assicurerà anche per gli assetti di prevenzione una maggiore vicinanza dell'amministrazione alle esigenze della cittadinanza e delle imprese nelle materie di competenza istituzionale. Venendo in maniera più specifica all'atto dell'interrogazione, rappresento che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, a fronte di una dotazione organica teorica pari a 292 unità, di cui 4 direttivi, 2 sostituti direttori, 8 ispettori antincendio e 20 capi reparto, 70 capi squadra, 164 vigili del fuoco e 24 unità amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, dicevo, presenta un organico di 249 unità, di cui 3 direttivi, 4 ispettori antincendio, 20 capi reparto, 53 capi squadra, 153 vigili del fuoco e 16 unità di personale del ruolo amministrativo e tecnico informatico. Con particolare riferimento al personale operativo, si evince che mentre per la qualifica dei capi reparto si registra la piena copertura dell'organico, per i capi squadra la carenza è pari al 24%, superiore alla media nazionale che è del 13,65%.
Per il ruolo dei vigili, la carenza è invece del 6,7% rispetto alla dotazione nel medesimo ruolo, che a livello nazionale presenta una lieve carenza pari allo 0,3%. Complessivamente, la carenza di tutto il personale operante presso il comando di Alessandria è pari al 14,72%, superiore a quella media nazionale, che è pari al 7,28%. Tenuto conto di tale situazione organica, nel maggio scorso, a seguito della conclusione dell'81esimo corso di formazione, hanno preso servizio presso quel comando provinciale numero 4 Vigili del Fuoco. Più in generale, al fine di ridurre le carenze sul territorio nazionale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha in previsione di avviare la mobilità di ulteriore personale appartenente alla qualifica di Vigili del Fuoco. In proposito, già dal 6 agosto prossimo venturo, sarà prevista l'assegnazione agli uffici territoriali dei vigili provenienti dall'82esimo corso di formazione, mentre nel mese di settembre saranno avviate le procedure per la ricognizione e la successiva assegnazione dei vigili provenienti dai corsi 83esimo e 84esimo. Inoltre, per quanto attiene al ruolo dei capisquadra e capireparto, si rappresenta che è in via di definizione la procedura di promozione alla qualifica di capisquadra, che riguarda 608 unità. In relazione a quanto poi richiesto dall'interrogante circa rotazione organica relativa alla Regione Piemonte, evidenzio che per quanto concerne il personale operativo, a fronte di una dotazione teorica di 1.901 unità, si registra una presenza effettiva pari a 1.717 unità, con una carenza del 9,68%, superiore a quella nazionale, che è pari complessivamente al 3,53%. Faccio presente, infine, che il soccorso sul territorio provinciale è comunque garantito con professionalità ed efficienza, anche modulando l'organizzazione con intervento, ove necessario, delle squadre provenienti dalle sedi più vicine. A conclusione aggiungo anche che sarà, come già accennato, impegno e onere del Governo presentare al Parlamento un piano assunzionale che vada ulteriormente a ridurre le difficoltà di organico, badando ovviamente che il Parlamento abbia intenzione di approvare tali richieste di provvedimento. Grazie. Grazie sottosegretario, ha facoltà di intervenire in replica il senatore Berutti. Grazie Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatto e comunque apprezzo l'impegno, la dichiarazione fatta, in quanto ritengo che sia in prospettiva comunque un qualcosa di positivo. Certo è che, ha detto lei bene, in questi anni, in quest'ultimo periodo, chiaramente nella rivoluzione portata avanti in merito al corpo forestale, al cambiamento anche climatico ormai epocale e a tutta una serie di situazioni contingenti, è chiaro che la necessità di fare un lavoro strutturale, cioè quindi diciamo che apprezzo anche la visione più ampia. Io mi sono soffermato sostanzialmente sulla Regione Piemonte, su un problema naturalmente legato alla mia provincia, ma soprattutto al fatto che è una provincia particolarmente ostica dal punto di vista strutturale, con infrastrutture, strade, aziende a particolare, diciamo così, rilevanza a livello di pericolosità, cioè quindi tutta una serie di situazioni che naturalmente lasciano, o meglio pongono la necessità di essere, diciamo così, messe sotto una certa attenzione. Io mi auguro, ho colto i numeri, poi naturalmente bisognerebbe mettersi lì con la calcolatrice. Mi sembra che siamo in questa fase in una situazione abbastanza debole in termini di, diciamo così, di proiezione, in termini di assunzioni. Ecco, poi mi rendo conto che siamo in una fase iniziale, per cui l'auspicio è quello che naturalmente, in base al programma che verrà posto, si parli di numeri importanti, perché poi ci sono regioni e regioni, ci sono regioni che hanno delle conformazioni territoriali particolari e ce ne sono altre che ne hanno di molto più complesse, quindi io credo che non debba essere solo una questione di assunzioni, ma sia una questione veramente di condizioni strutturali. Quindi ben venga, diciamo così, un piano, ben venga una proposta dove sicuramente saremo
disponibili, almeno per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, a dialogare o quantomeno a vedere la situazione, però quello che conta è di cominciare a rianalizzare una situazione dove se un tempo i vigili del fuoco avevano una funzione, cioè oggi naturalmente la visione deve essere completamente diversa. Aggiungo un'altra cosa, cioè questa è la punta dell'iceberg di un problema che è quello così delle forze, anche delle forze dell'ordine, cioè comunque di tutti quegli uomini in divisa che comunque noi oggi auspichiamo possano in qualche modo essere implementati, perché se noi vogliamo che il sistema e il paese funzioni, in qualche modo deve essere comunque strutturato. Quindi voglio dire, naturalmente ci rimettiamo nelle sue mani, nelle mani del Ministro, comunque certamente siamo a disposizione. Grazie. Grazie Senatore Berutti. Sempre il Sottosegretario di Stato per l'Interno, Senatore Candiani, risponde all'interrogazione numero 22 del Senatore Totaro, concernente la situazione dei campi nomadi del Poderaccio a Firenze. Grazie Presidente. Ringrazio il Senatore per aver portato l'attenzione dell'Aula in questo fatto, che peraltro è un fatto estremamente drammatico. La vicenda in oggetto, onorevoli colleghi, dell'interrogazione riguarda la tragica scomparsa del 29enne Duccio Dini, travolto lo scorso 10 giugno 2018 a Firenze, nella zona di Via Canova, mentre si trovava sul proprio scooter fermo al semaforo, travolto da un'auto impegnata in un inseguimento scaturito dopo una violenta lite per contrasti nei rapporti familiari tra soggetti di etnia rom, alcuni dei quali residenti nel campo del Poderaccio. Sull'episodio, che ha suscitato grande commozione, si sono concentrate fin dall'imminenza dei tragici eventi le indagini del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze, che hanno portato all'identificazione di 4 persone risultate coinvolte nel fatto. Persone già conosciute alle forze di polizia per avere commesso infrazioni penali o per essere state sottoposte a controlli di polizia sul territorio. Tra queste, 2 persone sono state arrestate per il reato di lesioni personali gravissime in concorso, rubricato poi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in omicidio doloso in concorso, reato per il quale si trovano tuttora detenuti presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano. Una terza persona è stata denunciata a piede libero per il reato di lesioni personali gravissime in concorso, anch'esso rubricato poi in omicidio doloso in concorso, e successivamente arrestata il 4 luglio scorso. Nella medesima data i carabinieri del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato altre 3 persone in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Firenze su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di soggetti di etnia rom. Come accennato in precedenza, le 2 persone arrestate nell'imminenza del fatto risiedono nel campo rom del Poderaccio, più precisamente denominato Villaggio Rom del Poderaccio primo e secondo lotto, dove attualmente vivono 242 persone, di cui 79 minori, delle quali, come riferito dal Comando Provinciale dei Carabinieri, 76 sono gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti e altro. L'amministrazione comunale di Firenze ha altresì informato che le presenze all'interno del campo in questi ultimi anni sono state dimezzate e che uno degli obiettivi del Comune è la chiusura definitiva del Poderaccio, prevista in un arco temporale di 18 mesi. Nel corso degli ultimi mesi sono state già operate azioni di allontanamento di persone non autorizzate, di abbattimento di alcuni manufatti edificati abusivamente e di controllo anche sulla regolarità dei veicoli presenti. In merito ad altre 2 persone arrestate in un secondo momento, lo stesso Comune di Firenze ha rappresentato che esse risiedono in altrettanti alloggi popolari posti in via Simone Martini e in via Attavante e che per le medesime non risultano segnalazioni o denunce per episodi di violenza o di disturbo. Per quanto concerne le modalità di assegnazione delle unità di edilizia residenziale, lo stesso ente comunale ha precisato di non disporre di classificazione per etnia degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di attribuire le case secondo i criteri dettati dalla disciplina vigente. In caso di denunce che attestino episodi di violenza all'interno del condominio o gravi violazioni delle norme condominiali, l'amministrazione comunale procede con le decadenze, come consentito dalla normativa di riferimento.
La legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica, la 96 del 96, infatti permette di dichiarare la decadenza dell'assegnazione quando l'assegnatario, cito, abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni di legge, di regolamento di utenza e del regolamento di autogestione inerenti l'uso dell'alloggio o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio. L'ordinanza, l'ordinata convivenza negli edifici di edilizia residenziale pubblica è assicurata, secondo il Comune, dal continuo sviluppo del sistema delle autogestioni, che vengono incoraggiate e sostenute dall'amministrazione comunale in tutte le situazioni ove ciò è possibile anche attraverso il monitoraggio da parte dell'amministrazione medesima. Informo che sono in corso di revisione da parte del Comune le posizioni di alcune famiglie, prima residenti nel campo citato, che hanno potuto accedere agli edifici di edilizia residenziale pubblica. Riguardo poi la richiesta di chiarimenti avanzata da interrogante circa la mancata applicazione nei confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda del cosiddetto DASP urbano, va evidenziato che il Comune di Firenze ha rilevato che la citata misura di allontanamento può essere disposta in base alla normativa vigente solo per specifiche aree, per alcuni definiti comportamenti e per un limitato arco temporale. Più in generale, sul fronte delle iniziative in tema di sicurezza e di controllo del territorio, informo che dopo i fatti accaduti in via Canova, nella serata stessa del 10 giugno presso la Prefettura di Firenze, si è tenuta una riunione del coordinamento delle forze di polizia nell'ambito della quale è stata disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo nei pressi dell'insediamento del Poderaccio. La questione è stata ulteriormente affrontata nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 13 giugno ultimo scorso, alla presenza del Sindaco di Firenze. Nell'occasione il primo cittadino ha confermato che l'amministrazione ha già avviato il progressivo smantellamento di tale insediamento e che nelle more del suo completo svuotamento attiverà un'azione di controllo H24. Infine, sul tema della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio dell'area metropolitana fiorentina, assicuro che la situazione è costantemente monitorata dalla competente prefettura attraverso sedute settimanali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e riunioni del coordinamento delle forze di polizia, dove vengono esaminate tutte le problematiche emergenti. In particolare, le forze di polizia sono attente ad intercettare ogni minimo segnale di rischio per la sicurezza dei cittadini e per soddisfare la legittima domanda, i servizi di prevenzione generale, nel corso di apposite riunioni tecniche interforze, ed in base alle criticità riscontrate, vengono di volta in volta rimodulati ed intensificati gli interventi attraverso mirati piani di controllo. Concludo, Presidente, convenendo con l'interrogante che certamente la situazione desta estremo allarme e preoccupazione, e su questa situazione indubbiamente il Governo ha chiarezza di intenti e determinazione di risoluzione. Grazie. Grazie, Sottosegretario. Facoltà di intervenire in replica, senatore Cerda. Grazie Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori. Prendiamo atto della sua risposta, che non poteva ovviamente entrare nel merito di alcune questioni poste nell'interrogazione, perché ovviamente si fa riferimento a alcune enunciazioni di principio che dice il Comune di Firenze. Però quello che è avvenuto